Si può sapere che cosa c'è da ridere? Assolutamente niente, non c'è proprio niente da ridere. Secondo me sta ridendo di noi. Complimenti, devo riconoscere che sei brillante per una lampada. Oh, grazie. Ehi! Ho la sensazione che siate tutti affezionati a quel bambino, non è così? Sì, certo, era il nostro padroncino. Ma che storia commovente, voi continuate a pensare che da un momento all'altro potrebbe tornare, vero? Un giorno lo vedrete entrare fischiettando da quella porta e tutto tornerà come prima. Fantastico, un quadretto molto edificante. C'è questa possibilità. Beh, se non altro cerchiamo di essere ottimisti. Ottimisti? Oh. A questo punto chissà dove diavolo sarà finito quel ragazzo. Perché non chiudi quella boccaccia? Sta zitto! E se non volessi stare zitto, che cosa mi faresti? Mi aspireresti a morte? Si può sapere che cosa avete in testa? Vi comportate come se foste appena usciti dalla fabbrica, ma dovete ficcarvelo nelle cromature. Siamo stati scaricati, abbandonati. Ma ci voleva bene sul serio! È vero! E con questo è solo un bambino e quindi dipende dalla sua famiglia. Se loro se ne va anche lui. È così che funziona. Ma può darsi che un giorno... Non tornerà mai più, non c'è nient'altro da dire. Tu come fai a saperlo? Gli hai parlato recentemente. Possono arrivare in qualunque momento. Dici davvero? Lo credi sul serio? Io non stavo parlando con te. Vi rendete conto che fra tutti quanti avrete al massimo 5 watt di potenza? Forse anche meno. Siete superati, siete solo un cumulo di rottami. Beh, tu sei libero di fare come vuoi. Noi però non rinunciamo alla speranza. Che discorso commovente, tostapane. Potrei mettermi a piangere come un marmocchio da un momento all'altro. La verità è che tu sei solo invidioso. Sì, come no? Sono invidioso di 4 fusi come voi. Fusi? Sì, lo sei, perché il padroncino non ha mai giocato con te. Perché tu sei lì inchiodato a quel muro. Così, siete sempre convinti che io sia solo un oggetto statico. Siete convinti che io non sappia che cosa succede qua dentro. E invece so benissimo che cosa state tramando. È una cospirazione ai miei danni. E voi tutti, mezze tacche a basso voltaggio, ci siete dentro. Solo per il fatto di potervene andare in giro pensate di essere migliori di me? Ma io non sono un invalido. Sono stato progettato per stare su una parete. E mi piace starmene bloccato su un solidissimo muro. Non potevo farci niente se il bambino era troppo basso per arrivare ai miei interruttori! No, non fare così, aspetta! Ho sempre fatto il mio lavoro! Fermo, aspetta, aspetta! Staccate tutte le spine! Per esplodere! Pensavo che se la prendesse tanto. Beh, era uno sbruffone, se l'è meritato.